Un evento che dopo il successo dello scorso anno torna a Chieti, l'Agenziana d'Abruzzo, che per la seconda edizione avrà luogo a Palazzo De Maio sabato 3 settembre. Oggi la conferenza stampa di presentazione con il sindaco Diego Ferrara, l'assessore al commercio Manuel Pantalone, il presidente dell'Associazione Nazionale Amaro d'Italia Edoardo Schiazza. L'Agenziana rappresenta un importante tassello, è stato detto, nel percorso di creazione e divulgazione di una cultura nazionale legata a questo prodotto. Il progetto Fiera dell'Agenziana d'Abruzzo, già sviluppato nel 2021 nella sua prima edizione, propone la realizzazione di un evento che vuole colmare un vuoto culturale di sistema relazionale tra produttori, territorio e consumatori, contribuendo alla diffusione della cultura dell'amaro a base di genziana. Edoardo Schiazza, l'organizzatore. Noi brinderemo ad una continuità. Questo evento viene collocato nell'ambito dell'attività di carattere generale di Amaroteca, che è un marchio registrato, che ha come finalità la valorizzazione di un prodotto tipico che è l'amaro d'Italia e che secondo il nostro punto di vista non è adeguatamente valorizzato. Nell'ambito di queste attività di carattere generale noi abbiamo svolto delle fiere dell'amaro, appunto questa è la seconda edizione, ci siamo attivati con delle degustazioni online in presenza. Abbiamo degli strumenti tipo l'Atlante interattivo dell'amaro d'Italia, dove è possibile selezionare l'amaro attraverso una serie di caratteristiche. In questo quadro si colloca questa seconda edizione dell'Agenziana d'Abruzzo, che è uno degli ingredienti naturalmente presenti in tutti gli amari d'Italia e in particolare in Abruzzo ha una sua storia, una sua caratteristica. Quindi 12 produttori che parteciperanno all'evento. La volontà è quella di valorizzare e far conoscere le qualità dell'Agenziana d'Abruzzo e attraverso questo prodotto si vuol far conoscere altresì il territorio abruzzese. L'appuntamento è per il 3 settembre a Palazzo De Maio con orario 16:23.